Buongiorno, sto registrando questo video prima che giochi lo spareggio, l'andata di playout mio figlio e quindi vi devo a fine video, restate poi lì, perché a fine video vedrete un altro scenario, registrerò un pezzettino giusto per informarvi su come è andata. Sono le 18:15 in campo alle 20:30 e quindi adesso la tensione del padre, innanzitutto del dirigente, perché no, anche quella sta salendo e poi siamo solamente al primo atto, attenzione, contro la Macallesi. Quindi aspettate dopo. Stavo considerando l'ultima parte della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, nella quale gli viene chiesto di commentare le parole di Arrigo Sacchi, che con giudizio molto tranchant e portando un dato del tutto reale, dice: la Juventus ha conquistato due Coppe dei Campioni in 60 anni, io ne ho portate a casa due in 3 anni. Mi permetto di dire che due Coppe dei Campioni, di cui una che non sarebbe nemmeno il caso, secondo me, ma a mio parere dal tuo personale, senza voler mancare di rispetto a chi comunque ha giocato quella partita in quelle condizioni, dall'Heysel, in quella situazione psicologica, ma con maggior rispetto ovviamente nei confronti delle famiglie dei 39 caduti quella sera, mi sento di dire che non la sento come Coppa dei Campioni, quella lì. Ecco, quella di Roma è tutta un'altra storia, sudata, assolutamente meritata per quello che aveva fatto vedere la Juventus quella sera, ma altrettanto comunque maledetta perché la Juve è nettamente superiore all'Ajax, così come fece vedere sul campo quella sera, ebbe bisogno dei calci di rigore per portarsi a casa la Champions. Quindi già ho fatto questa prima puntualizzazione. È vero, il Milan di Arrigo Sacchi ha portato a casa due Champions in 3 anni, ma il Milan di Arrigo Sacchi ha portato a casa uno scudetto in tutta la sua gestione, se non ricordo male. Quindi evidentemente lui faceva all-in sulla dimensione europea del Milan, sinceramente, però per quel Milan lì vincere uno scudetto solo onestamente mi è sembrato poco, ma te lo dicono anche i milanisti, attenzione, cioè con quella squadra lì, insomma, uno o due scudetti in più potevano tranquillamente arrivare, poi per carità avercene di trofei internazionali come quelli del Milan, e sicuramente in questo senso Arrigo Sacchi ha contribuito tantissimo alla bacheca rossonera in Europa. Ripeto, in Italia direi proprio di no. Detto questo, se noi si analizzano le finali, se noi analizziamo le finali cui la Juve ha partecipato, mi ricordo ancora quella del 72-73, se non vado errato, sì, rep dopo 4 minuti, Ajax-Juventus, Juve che gioca praticamente nella metà campo dell'Ajax e non riesce a vincere. Le due finali giocate subito dopo quella vinta di Roma, se vi ricordate bene cosa succede col Borussia Dortmund, in una partita in cui la Juve era stata data nettamente per favorita, quella di Atene, poi non parliamone, quella di Atene non parliamone, ma lì la squadra era crollata completamente dopo aver appena vinto lo scudetto, è entrata in campo boh, pensando di aver già vinto la partita, e quindi l'atteggiamento psicologico sicuramente ha fatto la sua parte. Magath un gol così non lo farà mai più, Bettega che salta e abbocca la finta, poco prima Bettega di testa aveva sfiorato il palo, un tuffo di testa, poteva passare in vantaggio la Juve, passa in vantaggio scusate, l'Amburgo e finisce lì, anche lì dopo 10-15 minuti di partita. Poi Borussia Dortmund, ragazzi, Borussia Dortmund, si inizia la partita e c'è un fallo da rigore grande come una casa su Jugovic, ma non c'era il VAR allora, ma la Juve è sempre aiutata dagli arbitri. C'è un palo di Vieri a portiere praticamente battuto. C'è Riddle che fa due gol perché Ferrara non salta sul primo, non lo contrasta sul secondo, ci ha messo anche del suo. La Juve riprende in mano la partita, accorcia le distanze Del Piero con quel gol fantastico di tacco,
quando sembra che la Juve possa riprenderla già nei 90 minuti e addirittura superare il Borussia Dortmund, entra Riken, si mette in quel punto lì di campo, dopo 10 secondi che è entrato la palla arriva esattamente lì, su un rilancio della difesa, questo tira da 82 metri e beffa Peruzzi con un pallonetto. Vediamo anche gli episodi che hanno sancito poi le sconfitte in finale, perché comunque poi la Juve ci è andata tante volte in finale, eh? Ci andrà l'anno dopo con il Real Madrid, una partita destinata ai supplementari. C'è un'occasione per il Real, ce n'è una grossissima per Inzaghi, segna Mijatovic con un gol in fuorigioco, perché la Juve è aiutata dagli arbitri, sempre perché la Juve è aiutata dagli arbitri, con un gol in fuorigioco. Andiamo anche ai tempi più recenti, Milan-Juventus di Manchester, recenti, insomma. Sono passati un po' di anni, diciamo così, una ventina, giù di lì, anche qualcosa di più. E però anche lì una partita che le due squadre rinunciano a giocare nei supplementari. Primo tempo molto meglio il Milan, secondo tempo meglio la Juve, che prende anche la traversa con Conte. Rinuncia nei supplementari perché Roque Junior si fa male e resta in campo per onor di firma, e quindi scatta, come dire, forse un po' di paura e una sorta di patto di non belligeranza per arrivare ai calci di rigore, e la perdi ai rigori perché te lo sbaglia ancora Trezeguet, come poi sbaglierà i mondiali successivamente. Arrivi alla finale di Berlino. La finale di Berlino, cosa succede? Che parti male, la riprendi poco prima del gol di Suarez, succede qualcosina là in area, ma la Juve è aiutata dagli arbitri. Si poteva dare, non dare, ma la Juve è aiutata dagli arbitri, quindi mi ha dato il rigore, che poi magari la Juve avrebbe pure sbagliato, per carità di Dio, l'avrebbe, anche perché i rigori si possono sbagliare. Questo viene dimenticato da molti, specialmente con riferimento ad una partita che poi, tra l'altro, si potrebbe anche discutere su quella roba lì. E poi c'è la finale di Cardiff. Sì, Cardiff. Cardiff, che tu riprendi meritatamente, nella quale dai la sensazione di poter addirittura ribaltare il risultato, e poi c'è questo mistero di questi 15 minuti che per la Juve diventano 12 e mezzo, 13, perché esce molto prima del Real Madrid. Forse faceva troppo caldo nello spogliatoio, non andavano i condizionatori, non lo so. E la Juve rinuncia a giocare il secondo tempo. Quindi questo per dirvi che le finali sono partite secche, che possono essere anche, questo senza nulla togliere a chi ha battuto la Juve in queste partite, perché poi bisogna sempre considerare anche l'avversario, che è stato decisamente più bravo, sia chiaro, attenzione, ok? Però, voglio dire, le finali sono sempre partite che lasciano il tempo che trovano, nel senso che tu arrivi anche da favorito, poi c'è un rimpallo. Fatemi venire in mente il gol possibile di Casemiro, non ricordo bene adesso, del Real Madrid, onestamente, è un video che mi è venuto così di getto. Nel primo tempo lo stesso identico tiro della Juve viene leggermente toccato, la palla esce di tanto così. Nel caso del Real Madrid, stesso identico tiro, la palla viene toccata e va dentro nell'unico punto che può passare. Ma va bene, non è andata bene per la Juve. Cioè, nelle finali ci sono episodi, e in tutte le finali che la Juve ha perso, se andate a vedere, gli episodi sono sempre girati male, vuoi per una decisione arbitrale, vuoi perché gira così, ok? E quindi, secondo me, io potrei capire un'affermazione del genere da parte di Sacchi se avesse detto: io ho vinto due Champions in 3 anni, la Juve ne ha vinte due in 60 anni, ma perché praticamente è arrivata in finale 2 volte, non lo so, 3 volte, non lo so, cioè, ma una squadra che è arrivata in finale così tante volte, ecco, vuol dire che comunque qualcosa valeva, no? La Juve arriva a Cardiff senza aver mai perso una partita, avendo subito, se non sbaglio, solo 2 gol in tutto quanto alla Champions di quell'annata. E quindi, cioè, se tu mi riduci tutto il commento ad una partita secca, che poi è quella che si scrive sull'albo d'oro, ci mancherebbe, è quella, lì c'è scritto così, non c'è scritto la Juve è arrivata in finale, no, c'è scritto
le squadre che hanno battuto Juve sono scritte nell'albo d'oro ed è giusto così. Però mi è sembrata effettivamente un'affermazione che lascia il tempo che trova. Tra poco vi do l'aggiornamento, eh? State lì, state lì, state lì. Dai, andiamo! Dai, dai! Dai! Credo che si sia capito che abbiamo vinto 2-1, purtroppo abbiamo preso un gol nei minuti di recupero, adesso ci giochiamo tutto al ritorno, questo è quanto vi dovevo per il mio video. Andiamo anche gli ultras. Naturalmente iscrivetevi al canale, ci vediamo domani, intervallo diretta Facebook e poi sul canale, il commento a Juve Salernitana. Ciao 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 ciao.